raga, forza Napoli, domani tutti al club per vedere la partita Genk-Napoli. È una partita che noi dobbiamo vincere per forza per andare a punteggio pieno, perché sappiamo che il girone è tosto, cioè abbiamo i campioni d'Europa che abbiamo battuto e questa è una cosa che mi rende l'orgoglio. Veramente sono contentissimo, perché noi dobbiamo giocare da veri uomini. Adesso abbiamo Koulibaly in difesa. Koulibaly è per noi un mattone, il mattone principale della difesa. È la composizione di questa difesa, che, perché noi non dobbiamo mollare mai. Noi dobbiamo sempre giocare bene, perché noi dobbiamo vincere e convincere. Perché se non si vince, non si convince. Dobbiamo lottare su tutti i palloni, dobbiamo vincere, dobbiamo fare del Genk. Il Genk non bisogna sottovalutarlo, anche se diciamo, vabbè, vinciamo 5-0. Comunque non li dobbiamo sottovalutare, perché il Genk ci può far male da un momento all'altro. È come una partita, la prima in classifica contro l'ultima. Vince l'ultima perché li ha sottovalutati. Noi non li dobbiamo sottovalutare perché loro si vogliono riscattare, perché hanno preso sei polpette al Salisburgo. E quindi per me è una partita tosta. Non perdetevi domani i pronostici, forse ci sarà già 88, però vedremo, perché io già ce l'ho il pronostico, l'ho scritto. E io penso che finirà in questo modo, quindi noi non li dobbiamo sottovalutare, dobbiamo avere grinta, forza, coraggio, dobbiamo fare come se stessimo giocando contro una squadra grande, perché loro si vogliono riscattare per forza, perché come per dire, noi dobbiamo vincere per forza, perché loro hanno preso sei pappine al Salisburgo e loro adesso sono arrabbiati dentro al cuore, perché hanno preso come esordio in Champions League, una cosa bruttissima. E questa è, comunque, domani non perdetevi i pronostici su Genk Napoli. Comunque, questo video finisce qui, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!